infatti, una buona notizia sul fronte dell'allarme coronavirus: scendono a 129 le persone che si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'ULS, la cosiddetta quarantena. Nel fine settimana erano arrivati a oltre 180, ora sono 129, un dato positivo all'inizio della settimana che secondo gli esperti potrebbe rappresentare il culmine del contagio. Coronavirus, 3 casi sospetti, 3 nuovi potenziali casi di contagio da coronavirus in Polesine, 3 persone residenti nella nostra provincia che in attesa delle analisi sono state ricoverate nel reparto di malattie infettive. Non sono gravi, ma presentano i sintomi della patologia. Uno di questi ha contattato l'ULS dopo aver saputo che uno straniero col quale aveva partecipato a un evento di ballo nel Ferrarese era risultato positivo. Gli altri 2 sono contatti diretti del caso del paziente positivo di Adria. Domani si dovrebbe conoscere l'esito dei tamponi. Camion perde il carico, anziano travolto. Spaventoso incidente verso le 12.30 in Viale Gramsci, nel cuore della Commenda. Un autocarro, secondo le prime ricostruzioni, ha perso parte del carico costituito di ferri per armare. Il materiale, uscendo dal cassone, ha colpito un'auto pesantemente danneggiata, ma anche un anziano di 78 anni. Si trova al pronto soccorso senza lesioni gravi. Praticamente un miracolo, polizia locale sul posto. La moto si impenna, muore a 32 anni, disposte ulteriori indagini per chiarire la dinamica dell'incidente che nella serata di venerdì 28 febbraio ha ucciso Luigi Barca, 32 anni, originario di Napoli ma residente a San Bartolomeo, frazione di Ferrara, militare in congedo. La procura vuole capire per quale motivo la moto del giovane si sia improvvisamente impennata, scagliandola a terra sulla statale 16. Arrestati con l'eroina killer, 2 ventottenni di Occhiobello arrestati dalla squadra mobile di Padova che sequestra, dopo aver fermato l'auto sulla quale viaggiavano, un etto di eroina gialla, varietà già responsabile di varie morti tra i giovani consumatori. Di fronte al giudice, lui si prende la responsabilità dello stupefacente, per lei quindi arresto non convalidato. Doppio suicidio in campo RIS. Prima di chiudere il caso del doppio suicidio di via Concilio Vaticano II, si attendono le analisi del RIS. Qui sono state inviate le risultanze della polizia scientifica. Più che altro una formalità alla luce di una dinamica che appare ormai chiara. Intanto, a breve dovrebbero essere fissati i funerali dei 2 sfortunati coniugi, Luigino Ruzzante, 64 anni, ed Eleonora Pozzato, 60 anni. Rincasando, lui l'ha trovata senza vita e si è ucciso con la stessa pistola utilizzata dalla moglie. Sottopassi allagati. A Rovigo i sottopassi si allagano anche se non piove. Non è un miracolo, ma un problema estremamente serio, in primo luogo di sicurezza stradale. Il fenomeno si è riproposto nei sottopassi di via Forlanini e di via Pertini, purtroppo non per la prima volta. Silvestri, impossibile averla, impossibile ottenere la disponibilità anche solo di parte del grande complesso dell'ex caserma Silvestri, che era apparsa papabile per la collocazione della sede ampliata del tribunale. Il demanio ha risposto al comune di Rovigo che l'immobile e l'area risultano già assegnate. Il chiosco non sarà salvato, questa volta non ci saranno rinvio o controordini, il chiosco di Piazza Roma entro la metà del mese sarà demolito a spese del comune. Impossibile, spiega il sindaco, salvare la struttura, perlomeno nella sua attuale conformazione. Deve essere abbattuta e rimossa, poi si potrà pensare a una nuova installazione.